È vigile, non è in pericolo di vita il ciclista paternese investito questa mattina lungo la strada provinciale 24 in territorio di Paternò. L'uomo portato via in elisoccorso. È stato trovato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta, il medico quarantenne di cui non si avevano notizie da sabato, dopo il violento nubifragio che ha devastato la provincia di Palermo. Il cadavere del medico ritrovato in un vigneto di un'azienda agricola. Presentato questo pomeriggio nella biblioteca comunale di Paternò il libro Oltre i 100 passi di Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Dall'ospedale al carcere è arrestato il 32enne nigeriano che lo scorso 7 ottobre è stato al centro di un rocambolesco tentativo di rapina in una casa di contrada pubblica ad Adrano, sfociato nel ferimento di due persone. Su quanto accaduto in consiglio comunale a Paternò arriva la replica dell'opposizione per voce del consigliere comunale Antonio Di Stefano, che punta il dito contro la mancanza di trasparenza. L'associazione Mamme in Comune riporta nelle scuole l'evento Differenziamoci, incontro questa mattina all'istituto comprensivo Giovan Battista Nicolosi. Edizione della sera per Chuck News, che apriamo partendo dalla notizia che riguarda Catania, in special modo il comune etneo per il quale lo spauracchio del dissesto è divenuto realtà. Il comune di Catania ufficialmente è in dissesto, a decretarlo oggi sono stati i magistrati della Corte dei Conti, rigettando il ricorso presentato da Palazzo degli Elefanti attraverso l'avvocato Agatino Cariola. Il debito del comune catanese ammonta ad 1.580 milioni di euro. Scapagnini e Bianco tra i responsabili del default, questa dichiarazione del sindaco Salvo Pogliese. È vigile e cosciente il ciclista paternese investito questa mattina lungo la provinciale 24 in territorio di Paternò, l'uomo portato via in elisoccorso. Vediamo il servizio. Incidente questa mattina alle 8.30 circa lungo la provinciale 24, la Ponte Barca Sferro in territorio di Paternò. Per cause ancora in corso d'accertamento, un furgone, un Iveco Daily, con alla guida una 38enne di Biancavilla, sarebbe entrato in contatto, non chiaro se si è trattato di un tamponamento o di altro, con un ciclista, un paternese. La bici riversa nella zona verde sulla margine della sede stradale è stata ritrovata con la ruota posteriore completamente accartocciata su se stessa. La dinamica di quanto accaduto ancora non è certa. Si stanno raccogliendo gli elementi per riuscire a ricostruire l'accaduto. Sul posto immediato l'arrivo del 118 e visto le condizioni apparse gravi del ciclista, per l'uomo è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei vigili urbani di Paternò, che hanno disciplinato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. Il conducente del furgone è stato portato al comando della Polizia Municipale paternese per raccogliere la dichiarazione di quanto accaduto e per tutta una serie di accertamenti previsti dalla legge. Il traffico è andato a rilento fino a metà mattinata, visto la chiusura di un tratto di circa 300 metri della corsia di marcia dove è avvenuto l'incidente, per permettere agli agenti di effettuare i rilievi. Cambiamo argomento ma restiamo in cronaca. È stato trovato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta, il medico quarantenne di cui non si avevano notizie da sabato scorso, quando un violento nubifragio ha devastato la provincia di Palermo. Il cadavere del medico è stato ritrovato in un vigneto in un'azienda agricola in territorio di Roccamena. Sentiamo. È morta anche l'ultima speranza, sale a 13 il pesantissimo bilancio dell'alluvione di sabato scorso nel palermitano. Questa mattina infatti è stato ritrovato il corpo senza vita del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso sabato sera nel nubifragio che si è abbattuto nella provincia del capoluogo siciliano. Dopo oltre 4 giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Bellice Sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della Polizia di Stato.
Il cadavere era in località Frattina, al confine tra Roccamena e Monreale, a circa 10 km da dove è stata trovata l'automobile del medico. Gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i forestali hanno recuperato il cadavere del medico trascinato dalla furia dell'acqua, trovato senza vestiti. Giuseppe Liotta è morto per un senso di dovere. L'uomo infatti stava andando al lavoro quando la bomba d'acqua lo ha raggiunto. Straziante il dolore della moglie e dei colleghi. L'ordine dei medici di Palermo intanto ha lanciato una raccolta fondi e la proposta di intitolare una via a Palermo allo sfortunato medico. Torniamo a Paternò per parlare di eventi, in special modo dell'evento culturale che è avvenuto questo pomeriggio nella sala conferenza della Biblioteca Comunale di Paternò con la presentazione del libro Oltre i 100 passi di Giovanni Impastato, fratello di Peppino. C'eravamo anche noi a moderare, la nostra collega e direttore Mary Sottile. Presentato nel pomeriggio di oggi nella Biblioteca Comunale di Paternò il libro Oltre i 100 passi, scritto da Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato. Un incontro importante a cui ha partecipato tra l'altro il sindaco di Paternò Nino Naso, che ha detto nel suo breve intervento come sia giusto ricordare chi ha dato la vita per la legalità. Un incontro organizzato dall'Associazione Culturale Il Cenacolo, dal Comune di Paternò e dalla Libreria Gulisano. Importante dire che questo incontro è stato l'ultimo incontro voluto e organizzato da Nino Lombardo, presidente dell'Associazione Cenacolo di Paternò, prima della sua morte. E c'è da dire anche che Nino Lombardo, che è stato ricordato da Maria Chiara Papa, presidente dell'Associazione Giovanile Il Cenacolo, ricordato anche con un minuto di silenzio. Per quanto riguarda appunto questo testo, c'è da dire che l'autore è Giovanni Impastato, che noi ovviamente abbiamo intervistato, ha detto che la figura di Peppino deve essere vista non come una figura eroica o come una figura iconica, ma deve essere vista come un esempio per le future generazioni. Tra gli interventi, quelli di Laura Bottino, ex presidente del Consiglio Comunale di Paternò, ad intervenire anche l'attore Giuseppe Parisi, che ha letto un breve brano del suo monologo intitolato Un fatto umano. Tra gli interventi anche quelli di Chetti Pulvirenti e dell'attrice Barbara Cracchiolo. A moderare è stata la giornalista e direttore di Giac Telesud, Mary Sottile. Adesso sentiamo l'intervista con l'autore Giovanni Impastato, che ci parla appunto di questo libro e della figura di Peppino Impastato, ucciso, ricordiamo, da Cosa Nostra il 9 maggio del 1978 a Cinisi. L'esigenza di scrivere questo libro nasce proprio dopo il grande successo del film, per ribadire una cosa importante, che non c'è stato solo il film, che bisogna andare oltre per ricordare, per raccontare quello che è successo dopo. Incontri nelle scuole, con gli insegnanti, con la società civile, col mondo cattolico, incontri con persone che fanno parte di culture diverse rispetto alla nostra cultura, alle nostre idee, perché Peppino da questo punto di vista lo possiamo considerare veramente trasversale. Il mondo dello sport, il mondo della musica, della letteratura, diciamo che c'è un po' di tutto, e ci sono questi racconti e questi incontri anche a Casa Memoria. Ecco, Oltre i 100 passi non è qualcosa contro il film, assolutamente no, perché noi dobbiamo ringraziare il cinema che ci ha dato questa grande possibilità di far conoscere la storia di Peppino in tutto il mondo. Però ripeto, lo ripeto ancora una volta, noi Peppino non l'abbiamo mai dimenticato. Abbiamo fatto un grande lavoro di analisi, di memoria, lo abbiamo ricordato in tutti i modi, di denuncia, di studio, però a livello di comunicazione, a livello di approccio con il grande pubblico, a livello di far conoscere questa storia, non siamo arrivati dove è arrivato in più di vent'anni, non siamo arrivati dove è arrivato il film nel giro di 48 ore. Ecco, questo sta a dimostrare che il cinema ha un impatto immediato, però bisogna anche descrivere pure quello che è successo dopo. Ecco, la voce di Peppino sostanzialmente non ha mai smesso di parlare dopo la sua morte, ma l'eredità più grande che ha lasciato questa icona veramente dell'antimafia. Sì, non ha smesso di parlare, anzi ha parlato ancora di più, ha gridato, ha denunciato ancora di più. Perciò io credo che l'obiettivo dei mafiosi non è stato raggiunto da questo punto di vista. Abbiamo perso, diciamo, una grande persona,
un grande uomo di un grande valore, anche di un grande coraggio, però il suo pensiero continua a vivere e noi continuiamo a lottare con il suo coraggio e con le sue idee. Ecco, il discorso è questo. Peppino per noi, ma non per noi, ma soprattutto per le nuove generazioni, lui deve rappresentare un punto di riferimento, non proprio un eroe, non proprio un'icona, perché spesse volte gli eroi possono sembrare irraggiungibili, cioè scatta quel meccanismo nei giovani soprattutto, beh, lui ha avuto un grande coraggio, lui ha fatto questo, ha fatto quell'altro, io non sarò mai in condizione di fare quello che ha fatto lui, perciò mi godo questa icona. No, Peppino deve essere considerato, ripeto, un punto di riferimento. Ecco qual è l'obiettivo anche del libro I 100 passi che stiamo presentando stasera. Proprio questo è l'obiettivo. Dall'ospedale al carcere, arrestato il 32enne nigeriano che lo scorso 7 ottobre è stato al centro di un rocambolesco tentativo di rapina in una casa di contrada pulica ad Adrano, sfociato nel ferimento di due persone. È stato arrestato il nigeriano che la sera dello scorso 7 ottobre fece irruzioni in un'abitazione di contrada pulica ad Adrano, ma poi finì all'ospedale per le bastonate ricevute dal figlio della vittima, intervenuto in difesa del padre. Il 32enne nigeriano è stato tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina e lesioni, proprio nel momento in cui è stato dimesso dall'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato per un mese a seguito del grave trauma riportato per le bastonate. A prelevarlo all'ospedale sono stati i carabinieri della stazione di Adrano. Dunque dall'ospedale al carcere, il nigeriano al centro di un rocambolesco tentativo di rapina sfociato nel ferimento di due persone. La sera di domenica 7 ottobre i proprietari dell'abitazione di contrada pulica, marito e moglie di 68 e 66 anni, quando fecero rientro a casa trovarono un uomo di colore intento a rubare. Quest'ultimo, colto di sorpresa, si scagliò contro il 66enne, lo inseguì sino all'esterno della casa e lo colpì con un pezzo di legno. Scattato l'allarme, sul posto giunse il figlio della vittima. Ne scaturì una violenta colluttazione. Ad avere la peggio l'extracomunitario, che riportò un grave trauma cranico per le bastonate ricevute. Portato prima all'ospedale di Paternò, venne ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro. All'ospedale di Biancavilla finì invece il proprietario dell'abitazione con una costola fratturata. Ieri dunque, sciolta la prognosi, si sono aperte le porte del carcere per il nigeriano, al vaglio degli inquirenti la posizione del figlio del 66enne che era intervenuto in difesa del padre. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione torna subito dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiavi in mano, 3.450 euro più IVA 10%. Impianto 4,5 kW più batterie accumulo 4,8 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie accumulo 5,5 kW. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Enel Green Power, contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it.
Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. La polizia ha confiscato beni per un valore di 9 milioni di euro ad Antonino Maranzano, palermitano di 78 anni. Il decreto è della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. All'uomo è stata notificata anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per i prossimi 3 anni. Su Maranzano è indagato la squadra mobile. A giugno del 2010 il 78enne fu coinvolto in un'operazione in cui furono arrestate 18 persone accusate di associazione mafiosa, estorsioni e trasferimento fraudolento di valori. Torniamo a Paternò per parlare della polemica tra maggioranza ed opposizione. Ieri abbiamo ascoltato le opinioni del presidente del Consiglio Comunale Filippo Sambataro. Per la maggioranza ha preso posizione il sindaco Nino Naso. Ebbene, su quanto accaduto in Consiglio Comunale a Paternò è arrivata la replica dell'opposizione per voce del consigliere comunale Antonio Di Stefano, che ha puntato il dito contro la mancanza di trasparenza. Ascoltiamolo. Parliamo di Consiglio Comunale, c'è stata una seduta accesa ed infuocata, il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco Nino Naso hanno puntato il dito contro la minoranza. Ma guardi, per quelli come me che non sono abituati come altri da anni, anni e anni ad essere mestieranti della politica, viene difficile accettare quelli che sono solo degli attacchi personali che ci vengono rivolti. Noi solleviamo questioni politiche, loro che non hanno come rispondere ti attaccano personalmente. Quella della diretta streaming è soltanto un dettaglio che abbiamo sollevato. Gli argomenti per la città che in modo indegno ci vengono rivolti da chi oggi sta amministrando, noi in questi mesi li abbiamo prodotti. Il risultato è stato una totale assenza di risposta e soprattutto, mi dispiace per i cittadini, di intervento. La lista è enorme, è lunga, non finisce mai. Vi do soltanto la parte finale. Abbiamo chiesto di parlare, confrontarci e agire sul piano regolatore generale, sullo sviluppo economico di questa città, sui bilanci, vi ricordo che sia quello consuntivo che preventivo sono ad oggi commissariati. Abbiamo chiesto di parlare di quello che è il recupero del centro storico, che ormai è un centro vecchio, del recupero delle periferie da Scala Vecchia a via Fonte Maimonide all'Ardizzone. Abbiamo chiesto di parlare della questione dell'IPAB. Prima c'era chi andava lì quotidianamente a fare la sua passerella. Oggi non siamo in grado nemmeno di aprire un'ala della struttura dell'IPAB per renderla il più efficiente possibile. Abbiamo chiesto di confrontarci su quella che è la viabilità di questa città. Siamo senza un piano urbano del traffico e perdiamo anche i finanziamenti che la regione potrebbe portarci. Abbiamo chiesto di confrontarci sulla questione dell'abusivismo commerciale. Abbiamo chiesto di intervenire e confrontarci su quella che è la situazione legata ai rifiuti. C'è anche la gara dei rifiuti che è stata annullata, c'è il costo esoso delle bollette, c'è il costo esoso delle bollette della spazzatura e dell'acqua. E chi è andato a Palermo in questi mesi a occuparsi ad esempio di recuperare la zona industriale di Paternò con gli imprenditori che sono al limite della sopportazione? Questi credo che siano più che argomenti e non attacchi personali. Voi in Consiglio Comunale vi siete divisi proprio sulla questione diretta streaming, è da mesi e mesi che se ne discute, ma le motivazioni per cui questa diretta non si ha, li avete chiari? Guardi, potrei dirle che a me oggi non interessano nemmeno più i motivi del perché loro questa diretta non la vogliono. Il mio interesse è quello di tutelare i paternesi e i cittadini, che invece per un criterio di trasparenza e legalità hanno il sacrosanto diritto nel 2018, così come avviene in qualsiasi altro comune, di poter assistere alle sedute di Consiglio Comunale. Io un'idea me la sono fatta. In realtà loro vogliono avere il controllo su tutto. E quindi anche su quelli che sono i lavori del Consiglio Comunale, gestirseli come meglio credono, in modo tale che così la gente non osservi. Spero di sbagliarmi, per carità, questa è un'opinione assolutamente mia, personale, e che espongo qui. Però è chiaro che c'è soltanto una cosa da fare, si deve ripristinare. Perché quello che sta accadendo non soltanto viola anche un senso di trasparenza, così come accade per il sito del Comune di Paternò, dove il sito amministrazione trasparente oggi è vuoto, lo stesso accade per il Consiglio Comunale, e onestamente c'è poi una cosa alla quale dobbiamo rispondere tutti, noi che non siamo mestieranti alla politica, che è il comune senso del dovere, ecco. Quello di garantire ai cittadini, al popolo di Paternò, la visione, visibilità
dei lavori del Consiglio Comunale è un fatto assolutamente sacrosanto ed appartiene proprio al comune senso del dovere. L'associazione Mamme in Comune di Paternò ha riportato nelle scuole l'evento Differenziamoci incontro questa mattina all'Istituto Comprensivo Giovan Battista Nicolosi. Scuola media Giovan Battista Nicolosi, plesso centrale di via Scalavecchia a Paternò. Questa mattina ci sono le volontarie dell'associazione Mamme in Comune perché è ripresa l'attività legata a Differenziamoci. Sono cominciati gli incontri con gli studenti e ancora poi si continuerà con altre attività anche fuori che coinvolgeranno la città. L'obiettivo resta sempre uno, quello di migliorare il sistema rifiuti e puntare soprattutto sulla raccolta differenziata. Mamme in Comune anche quest'anno protagoniste con questa attività per informare i ragazzi soprattutto e parlare di ambiente, di raccolta differenziata. Sì, quest'anno il tema che stiamo portando avanti nelle scuole è il tema di riconoscere i rifiuti, quindi magari capire i rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi, anche perché è il tema adottato dalla settimana europea per la riduzione dei rifiuti e anche quest'anno noi abbiamo presentato la nostra azione. Voi oggi siete qui alla GB Nicolosi, state coinvolgendo come ogni anno tutte le scuole della città? Abbiamo coinvolto tutte le scuole, hanno aderito fino adesso soltanto quattro scuole, l'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, l'Istituto Comprensivo GB Nicolosi, sia per le scuole medie che le scuole elementari stanno aderendo ai nostri incontri, il primo circolo e il terzo circolo. Come funziona questa iniziativa? Innanzitutto degli incontri con gli studenti, poi? Allora, innanzitutto incontri con gli studenti, poi li invitiamo a partecipare a un concorso, anche quest'anno avremo la terza edizione di Eco Conference e verrà premiata la scuola più virtuosa, quindi invitiamo i ragazzi a raccogliere durante questo periodo della settimana europea delle pile scadute, diamo anche dei contenitori realizzati da noi con le confezioni delle patatine Pringles ad esempio e quindi utilizzarli come contenitore, la scuola che raccoglierà più rifiuti speciali, quindi batterie, telefonini rotti, cuffiette, verrà premiata come la scuola più virtuosa. Nel corso di questi anni in cui fate questa attività avete notato dei cambiamenti rispetto dall'inizio ad oggi? I ragazzi sono più preparati oppure non è cambiato nulla? No, i ragazzi sono più preparati perché adesso più famiglie fanno la raccolta differenziata a casa, quindi a parte qualche piccola incertezza su come differenziare determinati rifiuti, proprio per questo abbiamo puntualizzato sul fatto di riconoscere i rifiuti, però sono più consapevoli. La nostra azione comunque non finirà soltanto con gli incontri nelle scuole, abbiamo dedicato anche un giorno per i cittadini. Grazie alla collaborazione di due farmacie, la farmacia De Iaco e la farmacia Castro, raccoglieremo giorno 24, faremo una raccolta speciale di rifiuti di farmaci scaduti e di pile, rivolta appunto a tutti i cittadini e in più daremo dei suggerimenti, dei consigli per evitare rifiuti pericolosi come alcuni detergenti aggressivi. Con questa notizia si conclude il telegiornale per questa sera, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani con l'edizione delle 13.30. Vi ricordo i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito chucktelesud.com. A voi, buon proseguimento di serata.